Nasce nella zona dell'arte, cioè nei musei d'arte moderna e nelle gallerie private. Io ho questa attività, la prima mia attività nel mondo dell'arte, la cosiddetta arte da galleria e da museo. Poi per l'incontro con la Coccolino Press, con questa bellissima casa editrice, il lavoro che veniva letto nei musei e venduto come libro in numero unico scritto e illustrato a mano, come opera d'arte, è stato editato ed è diventata una edizione per, insomma, un libro, diciamo, quasi popolare, perché il prezzo a cui si vende è 15 euro, quindi è una cosa quasi miracolosa, perché l'edizione è molto preziosa. È diventato un libro che è finito anche nel fumetto, quindi si trova sia nelle librerie come libro d'arte, anche a Lucca. Cioè, una cosa per me molto insolita, mi trovo a fare un lavoro che non ho mai fatto, rifirmare le dediche di una fiera del fumetto, come dice? Perché questo è l'inizio di una collana di 5 volumi che parlerà di cose di cui non si parla mai. Questo è un libro dedicato al dolore nell'arte, per cui Gauguin è stato scelto come l'artista che ha sofferto di più nella storia dell'arte, e tratta i momenti, i picchi di dolore della vita di Gauguin, fino al momento, al tentativo di suicidio, per questo è deciso, si muore, che lui compie dopo aver fatto il capolavoro della sua vita. Invece di festeggiare si uccide senza riuscirci, prolungando i suoi dolori ancora di un altro anno. Il prossimo sarà Picasso, La nascita del mostro, che distruggendo l'estetica dell'Ottocento vince facendo le opere più brutte del secolo e anticipando i grandi dittatori del Novecento come Hitler, Mussolini. Solo che lui lo fa nell'arte, per cui vince, gli altri lo fanno sugli uomini, sulla carne, e perdono perché sono dei demoni. Lui i demoni li inventa, li distribuisce per i musei e vince.